ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la pasta sfoglia veloce per quelle persone che vogliono comunque preparare questa delizia ma non hanno molto tempo a disposizione. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 250 g di farina 00, 260 g di burro tagliato a cubetti e messo nel freezer per un quarto d'ora, 125 ml di acqua freddissima, 4 g di sale e 50 g di farina manitoba. Per prima cosa prendiamo un mixer e ci versiamo dentro le nostre farine, quindi la 00 e la manitoba, il sale, mixiamo il tutto finché non diventerà un composto sabbioso. Dopo circa 20 secondi iniziamo ad aggiungere la nostra acqua poco alla volta, mixando continuamente per altri 20 secondi. Passato il tempo necessario, abbiamo tolto il nostro impasto dal mixer, l'abbiamo messo sul nostro piano di lavoro spolverizzato di farina, ci abbiamo messo un po' di farina anche sopra il nostro impasto. Poi, aiutandoci con un mattarello, che spolverizziamo leggermente di farina, iniziamo a picchiettare il nostro impasto e formiamo un panetto rettangolare. Abbiamo ottenuto un rettangolo di 40 cm x 20 e ora facciamo la prima piega a 4, cioè prendiamo la parte superiore del nostro impasto, la portiamo alla metà della lunghezza, facciamo la stessa cosa anche con la parte inferiore, poi chiudiamo in questo modo il nostro impasto. Lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo a riposare in freezer per 20 minuti. Passati i 20 minuti di riposo in freezer abbiamo tirato fuori dalla pellicola alimentare trasparente il nostro impasto, l'abbiamo adagiato sul nostro piano di lavoro che abbiamo già spolverizzato di farina, abbiamo messo un pochino di farina sopra il nostro impasto e ora stendiamo il nostro impasto finché non diventerà un rettangolo di 40 cm per 20. Raggiunte le misure desiderate, facciamo la nostra seconda piega a 3, cioè portiamo la parte superiore del nostro impasto alla metà della lunghezza, con quella inferiore copriamo quella superiore, giriamo la parte della piega alla nostra destra e stendiamo di nuovo il nostro impasto finché non raggiungerà le misure di 40 cm per 20. Arrivati di nuovo alle nostre misure desiderate, applichiamo lo stesso procedimento di prima, cioè portiamo la parte superiore in mezzo, con quella inferiore copriamo, poi portiamo la nostra piega dalla parte di destra e ristendiamo ancora una volta finché non raggiungeremo la lunghezza di un rettangolo di 40 cm per 20. Raggiunte di nuovo le misure desiderate, facciamo la quarta e ultima nostra piega a 3, sempre con il procedimento di prima. Portiamo la parte della piega a destra, poi copriamo la nostra pasta sfoglia di pellicola alimentare trasparente e, se ci serve subito, la dobbiamo lasciare riposare in frigo almeno un'ora, mentre se non ne abbiamo bisogno può durare in frigo anche 3 giorni. Ma guardate com'è venuta bene la nostra pasta sfoglia, ragazzi! Ora abbiamo il piacere di farvi vedere come si possono creare dei favolosi grissini con la nostra pasta sfoglia e per farlo stendiamo mezzo panetto finché non raggiungerà l'altezza di 4-5 mm. Abbiamo creato un rettangolo con la lunghezza di 27 cm e ora andiamo a creare dei grissini con la larghezza di 2 cm. Dopo aver tagliato tutti i nostri grissini li abbiamo messi su una teglia con carta da forno e ora li andiamo a condire come vogliamo. Noi abbiamo deciso di mettere su alcuni un pochino di albume d'uovo e dei semi di sesamo, mentre in altri metteremo della salsa di pomodoro con un po' di parmigiano. Poi li cuociamo a forno normale, 200 gradi, per 15-20 minuti, ossia fino alla doratura. Ma guardate come sono venuti bene i nostri grissini, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presentano dentro.
Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste meraviglie di dei crescini. Sono buonissime ragazzi, veramente perfette, si sciolgono in bocca, sono friabilissimi, leggerissimi e noi vi assicuriamo che sono anche meglio di quelle delle pasticcerie. Insomma, delle meraviglie assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!